L'Avezzano resta in clima natalizio e nella prima del 2018 regala due gol e un pareggio alla Jesina. 2-2 al Carotti, con i marsicani incapaci di gestire due situazioni di vantaggio e la superiorità numerica negli ultimi minuti. Jesina brava a restare sempre in partita e a portare a casa un punto che fa morale e in parte classifica. Il tecnico marsicano Giampaolo è privo di Persia, Crassi lo squalificato Menna, c'è Tariuk al centro della difesa, mentre Bisegna affianca Bianciardi in mediana nel classico 4-4-1-1 molto offensivo. Nella Jesina, seconda panchina per il neotecnico, il rosetano Daniele Di Donato, che lascia in panchina Trudo e vara un 4-3-3 con Carotti in regia e l'ex Atria e Celano Valdés nel tridente con Cameruccio e Pierandrei. Proprio di quest'ultimo la prima conclusione al terzo minuto. Pochi minuti di rodaggio e l'Avezzano prende in mano le redini del gioco. Tavoni, con un colpo di reni, sventa il tiro cross di Pellecchia e poi blocca al nono il sinistro centrale di Cerone. Deramo è attivissimo, reclama un rigore al dodicesimo. Poi al 14° viene atterrato da Cameruccio, che si prende anche l'ammonizione. Punizione calciata da Cerone. Tavoni respinge corto e Tariuk in posizione di centravanti insacca il vantaggio marsicano 0-1. Sembra tutto facile per la squadra di Giampaolo. Dos Santos sparacchia dal limite, quindi al 20° si riaccende Deramo, che pennella la sua maniera e per un soffio non trova un gol capolavoro. Il primo tempo dell'Avezzano finisce qui. La Jesina si mette in partita e con Cameruccio al 24° trova il pareggio, che viene annullato per la posizione di fuorigioco attiva di Pierandrei, che non tocca, ma il suo movimento inganna Lombardi. Ultima parte di primo tempo molto spezzettata e i marsicani faticano a digerire questo tipo di gare. Al 42° Parasecoli alza troppo la mira al culmine di un'azione di ripartenza Leoncella, che fa calare il sipario sulla prima frazione. La seconda si riapre con un cambio ordinato da Di Donato, Trudo al posto di Sassaroli e Cameruccio portato esterno basso. E soprattutto si riapre col pareggio della Jesina. Lombardo potrebbe sbrogliare, invece continua a portare palla. Pierandrei gli soffia la sfera e batte agevolmente Lombardi. 1-1 e inerzia della partita decisamente cambiata, tanto che al terzo minuto lo stesso Pierandrei per poco non ribalta il risultato. Il palo gli nega il gol del 2-1. Ci prova anche Trudo all'ottavo, tiro secco ma centrale, blocca Lombardi. Al 12° momenti di tensione in campo, quando Pellecchia tira dal limite con un giocatore di casa, Zannini, che era a terra. L'esterno marsicano viene attorniato dai giocatori jesini, poi torna la calma senza l'uso dei cartellini da parte di Vogliacco di Bari. Nel momento di massima difficoltà però, proprio Pellecchia al 19° ispira l'azione del nuovo vantaggio dell'Avezzano. Serve un pallone per Besana in sovrapposizione, cross basso per Deramo che sbuca dalla parte opposta e gonfia la rete, difesa da Tavoni. 1-2 e sesto gol per il gioiellino biancoverde. L'Avezzano torna in controllo, anche Pellecchia è ispiratissimo e un suo spunto al 34° causa il secondo giallo per Parasecoli, la cui espulsione lascia in 10 la Jesina. Cerone calcia alto la seguente punizione, ancora Pellecchia al 40° botta mancina alta di un soffio. L'Avezzano è in totale controllo delle operazioni, ma Tariuk al 90° la combina grossa, secondo regalo che la Jesina scarta. Trudo serve Pierandrei, che di potenza scarica il 2-2 che fa esplodere il Carotti. E non è finita, perché la Jesina prova nel recupero ad approfittare di uno sbandamento dell'Avezzano, che dal canto suo all'ultima azione ha con Acatullo il match point, salva Tavoni e per il centravanti c'è il cartellino giallo per simulazione. Finisce 2-2, premiata la prestazione gagliarda della Jesina. All'Avezzano non resta che fare un grosso mea culpa. Giampaolo, le feste di Natale sono alle spalle, ma oggi l'Avezzano è stato un po' Babbo Natale. Sì, è stato ingenuo su alcuni episodi, soprattutto sul primo gol, lì abbiamo regalato questo pareggio, ma anche poi sul secondo, in 11 contro 10, dovevamo gestirla meglio la partita. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, loro ci hanno recuperato, siamo stati bravi ad andare di nuovo in vantaggio, in 11 contro 10 la partita doveva essere gestita meglio. Grosso rammarico, perché potevamo portare a casa 3 punti che erano fondamentali. Gestione ok, ma poi si tratta anche di 2 errori individuali. Eh sì, l'errore individuale purtroppo in una partita di calcio ci sta, no? Voglio dire, per cui bisogna stare attenti, bisogna essere sempre concentrati, perché sapevamo che la Jesina, anche con il cambio di allenatore, è una squadra dura, difficile da affrontare. E noi, ripeto, dovevamo gestirla meglio, perché a 3-4 minuti alla fine, 11 contro 10, la partita la devi portare a casa. Primi 20 minuti molto bene, poi quando la partita si è sporcata, è diventata più fisica, avete sofferto?
Sì, è vero, anche a causa del campo che era molto allentato, per cui noi siamo una squadra tecnica, di conseguenza, quando incontriamo questi campi qui andiamo un po' in difficoltà perché non abbiamo fisicità su alcune zone del campo. Però la squadra nell'arco dei 93-94 minuti è entrata con il piglio giusto, ripeto, l'unica delusione, l'unico rammarico è stato che non dovevamo assolutamente prendere il secondo gol. Di Donato, una prestazione coriacea da parte della Jesina, premiata poi con il gol del 2-2. Sì, i ragazzi sono stati incredibili, hanno voluto a tutti i costi portare a casa un risultato positivo e nonostante l'inferiorità numerica, l'inferiorità di un gol, siamo riusciti a portare a casa il punto che volevamo. Sono stati bravi e faccio i complimenti ai miei ragazzi. Ecco, cosa è cambiato dal suo avvento? Ma sicuramente sto cercando di trasmettere quella voglia, quella fame che una squadra che si deve salvare deve avere. Bisogna lottare su ogni pallone, forse bisogna essere meno belli e più pratici. Di Donato ha appeso gli scarpini al chiodo da poco tempo, quindi insomma quella rabbia la ricorda bene e sta cercando di trasmetterla. Ma io cerco di trasmettere le mie esperienze. D'altronde il calcio è fatto di corsa e sacrificio. Se non metti questi non vai avanti. Quindi cerco di trasmettere quella forza, quella fame che serve.